Allora, eravamo rimasti che abbiamo fatto innamorare Inferno e quello lì grosso. Poi abbiamo fatto vari giri e ci siamo bloccati varie volte. E poi abbiamo visto quella casa, quella ci ha letto il futuro. Ok, quindi non manca tanto a finire questo capitolo. E direi che abbiamo bisogno di altri biglietti perché dobbiamo liberare quello che era tra un uomo e un cane, insomma, una cosa strana, un uomo lupo. Quindi direi che devo giocare un attimo per avere qualche biglietto per poter rientrare da quelli strani. Whee! Tanto lei è sempre una cecchina, quindi. Ok. Allora, andiamo avanti i biglietti. No, devo giocare ancora. Oh, che agonia. Perché mi sa che ce ne volevano 5. Ah, ok, gli ho rotto. Vabbè, rigiochiamo a questo. Mi sa che questo è quello che dà più biglietti. Allora, allora, se non sbaglio bastavano 5 e quindi dovrebbero esserci a posto. Ok, adesso scendiamo e andiamo a cercare di liberare il nostro, tra virgolette, amico. Perché tanto dovremmo avere lo strumento necessario per aprire la gabbia. Scusate. Sì, dai. Allora, tia, 5 biglietti. Messo un biglietto a terra. Ah, vedi, si perdono pure i biglietti. Allora, eccoci qua. Amico, ti salveremo. Allora, usiamo l'ago con... Non posso farlo, mi fa piacere. Beh, com'è? Maybe I'll try it later. Eccola, qui se non metti il pezzetto preciso preciso... Beh, scappa. Ecco, libero, libero, grazie! Ossa! Au! Delicato. Ok, quindi seguiamo un attimo dove è andato il nostro amico lupo. Wolfman, quello che sia. Basta, cioè, non voglio più pagare 5 ticket per rivedere sempre le stesse cose. Allora, di qua dovrebbe stare dove sta, tra virgolette, la casa del ragazzino e i genitori, quelli che la madre è partita da capoccia. Allora, ecco qua, ha fatto il buco, parte in video. Timber, Timber, hai trovato le tue ossa? Trovate, ma qualcosa puzza. Che cos'è? Cosa non va? Puzza come la morte. Devo salire su. Oddio. Cioè, noi sto poraccio l'abbiamo fatto uscire dalla gabbia per farlo uccidere da Spinky, Stinky, Spinky. Non mi ricordo come si chiama. Oddio, dobbiamo scendere. Ah, così è proprio. La caverna. Ovviamente tu vedi appena adesso un uomo lupo che viene ucciso e tu te butti di sotto, giustamente. Sono ossa umane? Allora, vediamo se possiamo dare fuoco a sta roba. No, il vetro. Così riflettiamo la luce del sole, ti è. Ok. No. Così. Perché adesso, ragazzi, ci sta un altro di quei pezzi dove potrò morire male. E quindi se ne vedremo delle belle, perché poi mi viene l'ansia. Ok, il mostro è qui da qualche parte. Ovviamente il battito del cuore non può mancare. Vai.
Allora, uno. Vediamo se dobbiamo farlo 3 volte, tipico. Due. Ok. Oddio. Tre. Ok, basta, ti prego. Ecco il mostro. Ci arrivo. Ah, ok, mi spara pure lui. Quindi devo fare attenzione. Ci arrivo. Vabbè, ci arriviamo a vicenda. Ok, vai. Dio, Sara, levate, levate, levate. Ok, adesso. Oddio, levate. Allora, un po' più vicina, vai. Porca vacca, regà, che liscio. Vai. Mannaccia. Ma io lo sto a piano o no? Fate no. Vai, vai. Oddio mio, sto morendo male. Io però non ho capito se lo sto a prendere o meno. Aiuto. A posto. Ci vediamo all'inferno. Che ansia. Ok, e abbiamo ammazzato sto cavolo di mostro. Che è uscita di scena e stiamo andando alla casa che abbiamo visto, quindi abbiamo cambiato il capitolo. Infatti avevo detto non era lungo quel capitolo, però siamo ancora Sara. Ovviamente le mura non sembrano reali, sono tutte così mosse. Ok, vediamo qua se c'è qualcosa. Mi sa di no. Allora, qui sembra caldo. Ci mettiamo le mani? Cioè, ti sembra caldo e ci metti le mani, giustamente. Allora, noi non abbiamo più niente? No, non abbiamo più niente. E qui non mi sembra ci sia qualcosa da raccogliere al momento. Sono andato a toccare sto coso, ma direi di no. Quindi saliamo le scale, che è sto coso qua. Allora, fatte le scale, qua non c'è niente. Oddio, dei fantasmi. Max, sali su, non c'è niente che puoi fare, figliolo, non è colpa tua che non l'hai trovato. Vieni, tua madre vuole che l'aiuti in cucina. Ok, papà, arrivo. Ok, praticamente Max è depresso quando è morta la sorella e non ha trovato il giocattolo, quindi si sente in colpa. Povero Max. Quindi stiamo vivendo sempre nel passato, cioè dei ricordi adesso lo stiamo proprio vivendo. Allora, qua c'è qualcosa nel frigo. Ah, beh, il cibo è andato a male. Posso prendere qualcosa? No, lo chiude. Allora, il forno. Ecco, questi sono i genitori. Steven, fermati, non è ancora pronto. Dai, quando è che è pronto? La stessa ora di ogni giorno alle 6 e lo sai. Ma no, sono mangiare alle 6. Ok, sarò nel mio studio fino alle 6. Allora, qualcosa ha bruciato sul fondo, non voglio neanche sapere cosa sia. Per ora ho soltanto dei ricordi e non posso prendere niente, almeno non mi sembra. Allora, vediamo di qua. Ok, la lavatrice. Si capisce bene che è tutto bianco e nero. Ok, allora proviamo ad andare verso di qua. Qui c'è una porta del bagno. Beh, No way. no way. Sara, apri sta porta. Ok, allora qui invece lo specchio no, il cesso. Diusa? Ma l'ha fatta in piedi? Preoccupante. Vabbè che c'è Max dentro, però. Qualunque cosa sia, è morta.
qua mi sa che non c'è niente. Vediamo invece qui, che è una libreria, uno studio. The walls are squirming like they're not even Vabbè, real. sempre che le mura si stanno sciogliendo, stanno muovendo, che non sembrano vere. Qua niente. Allora, vediamo qui What a l'orologio. wonderful old clock. Che bello orologio. Queste sono le foto. Somebody's grandpa. Nonno di qualcuno. I guess this is the family that lives Questa è here. la famiglia che ha vissuto qui. Somebody's grandpa. È sempre il nonno. Ah, vediamo questa stanza se ci si può andare. Mezza aperta. Un ripostiglio. E non c'è niente. Allora, vediamo invece qui, tipo il salotto. I piatti no. Qua neanche. Quadri che si muovono. See the other island. Riesco a vedere l'isola? Weird, the paintings move. Strano, i quadri si muovono, ma noi siamo abituati a Harry Potter, quindi è il minimo. Adesso andremo in questa stanza qua. Questo è lo studio del padre. Oh poo, it's locked. È chiuso. No, dai, apri. Oh poo, it's locked. Maledetto padre. È sparito. Allora, tanto possiamo andare comunque qui, poi saliamo di sopra. Allora, vediamo qua se c'è qualcosa. Sarò un dottore da grande. Se andrebbe a scuola, non capisco, non vedo perché no. Lo pensi davvero? Certo, caro. Sono sicuro che sarai un bravissimo dottore. Ah, ecco, classica cosa che magari lui vuole fare il dottore perché siccome si sente in colpa per la sorella, vorrà sicuramente aiutare gli altri per espiare le sue colpe, anche se poverina non è che ha fatto niente di che, non ha solo trovato il giocattolo. E mi sa che qua non c'è altro? No. An old Questo? fireplace. Il camino, però. C'è niente. Allora, lì c'è una porta pure che si muove. Non credo potremmo utilizzarla. Vabbè, The walls are squirming like they're not even real. sempre le stesse cose. Allora, direi di andare al piano di sopra. Cioè, la chiave sta qui. Mo' come apri? No, quella sarà la chiave per qualcos'altro. Quindi direi di andare a vedere comunque il piano di sopra per vedere se c'è modo di andare nello studio del padre. Allora, eccoci. Quindi qui in teoria ci sono le camere da letto. Allora, qua c'è un'altra porta. Vediamo se si apre questa. È Poo, chiusa, it's quindi locked. sicuramente si aprirà con la chiave che sta nello studio del padre, che è per andare sulla in soffitta. Quindi per il momento vediamo Oh my qui. gosh, the walls are bleeding. Vediamo un attimo questa stanza qua se si può aprire. Comunque le mura sanguinanti. Ah, TV? Can watch a Posso vedere un movie. film? Ok, che sta sempre nella studio del padre. Il padre è depresso, la madre è giù. Steven, perché stai facendo questo a te stesso? Mi manca Diane, mi manca tantissimo. Manca a tutti noi, caro. Ma insomma, guardando il video di lei tutta la notte non è la risposta. Vieni a letto. Penso tu abbia ragione. Quindi sta vedendo i video della figlia. Canta tristezza. Vabbè, dopo vedremo il video anche noi. Dobbiamo prima trovare questa chiave. Allora, vediamo se per caso c'è qualcos'altro. No, però apriamo. Oh, c'è una chiave. Sarà la chiave dello studio del padre? Speriamo di sì. A brass key. Wonder what it's for. Per cosa sarà? Lo scopriremo presto. Creepy. It's making me nauseous.
Paura. Il letto, quindi questa è la camera dei genitori. Non c'è altro. Vabbè, la chiave l'abbiamo trovata. Adesso vediamo comunque un attimo le camere dei ragazzini. Ci dovrebbe essere sia quella di Max che quella di Sara. Qui sto pure un bagnettino. Tanto qua c'è la sedia pure se non da sola. Per la mia bambina. La terra a caldo nel circo. È molto carino per essere un fantasma. Grazie a tua madre. Si sta muovendo da sola. Ok. Vabbè, questo è lo studietto allora della mamma, dove faceva a maglia. Il bagno. Ah, c'è il riflesso di Sara. Non dice niente al riflesso? No. Vabbè, si diverte con poco. Ok, e adesso vediamo un attimo le stanze. Allora, c'è questa che è la stanza di lei, di Sara. It's locked. È chiusa. Forse con questa invece possiamo entrare nella stanza di Sara? No. No, non è con questa. Quindi la stanza di Sara forse dopo allora. Questa sarà la chiave dello studio del padre. Tanto la camera di Max. Allora, lo stereo. Chissà se posso mettere un po' di musica. Praticamente usano la droga in tutto il mondo. Trattamento di droga in tutto il mondo. Questa bambola ha un occhio ma quattro braccia. Scusami Sara, non l'ho trovato. Ho cercato, ho cercato. È un bambino fantasma. Mi sembra di conoscerlo. Conosci, sì. Whee! Pure qua. Whee! Ma si alza, cioè che. Ogni scusa è buona per fare. Whee! Allora, qui c'è un trenino. Basta? Mi sa basta. Vabbè, allora proviamo con la chiave ad entrare nello studio del padre. Così possiamo prendere sia la cassetta che l'altra chiave. Quindi con la chiave a questo punto si entrerà nella camera di Sara, non nella soffitta. La soffitta forse è l'ultima cosa. Allora, vediamo un po' se me la apre, dimmi di sì. È chiusa, ok, però tu c'hai una chiave. Tu c'hai una chiave? Tu hai una chiave? Maledetta ragazzina, tu hai la chiave? E se invece devo andare prima in soffitta a sto punto? E proviamo alla soffitta. Quindi ci sto facendo tutti i giri che non pensavo dovevo fare. Pensavo prima studio, camera Sara, soffitta. Mo' magari è prima soffitta, poi studio e poi camera Sara. No, anche perché sennò non so che aprire. Cioè, sono tre porte e una chiave. Due le ho provate, manca solo questa. Sì, è chiusa, l'abbiamo capito. Ok. Come? I need to try something else? È così. Fidati, è così. Oddio, mio. Che altro devo fare? Non lo so, non lo so, non lo so. Non so cosa sia successo. Praticamente ho continuato a fare il video. Poi ho salvato, ho visto che una parte di video praticamente non c'è. Purtroppo, avendo salvato, ho saltato un pezzettino che vi riassumo in breve. Praticamente, con la chiave che avevamo, ho aperto il vetro dell'orologio, ho mandato le lancette avanti fino alle 6, in modo che il padre è andato a mangiare. Quindi, è uscito dall'ufficio e ha lasciato la porta aperta. Abbiamo preso la cassetta e l'altra chiave d'argento.
La cassetta ha proprio un momento di depressione, dove c'è un video dove il padre fa queste scale e riprende Sara, che dice che è il suo posto segreto, non devi dirlo a Max, e gioca con quest'orso che vedete qui. E il padre gli dice: va bene, no, non riprendo niente, non dico niente a Max, se però mi dai un grande abbraccio. Quindi un momento molto triste perché loro si abbracciano, ti amo papà, e anche io ti voglio bene, Sara. Lacrime. Teatro. E quindi niente, con la chiave d'argento ho aperto la soffitta e nel suo orso ho preso la chiave d'oro. Eccola qua. Quindi adesso invece useremo questo. Wow, doesn't that look fun? Perché dobbiamo passare da quest'altro lato, che c'è questo muro di roba e lei non ci arriva, giustamente. Quindi farà l'ennesimo whee! E passa di qua, dove c'è la scatola quella con i giocattoli, dove c'è il famoso giocattolino che Max si sente in colpa, che è chiuso. Quindi noi usiamo la chiave d'oro per aprire. Ed ecco il clown. L'hai trovato, l'hai trovato, vieni, non c'è molto tempo, seguimi. Quindi Max dice di seguirlo. Allora, passa da qua. Dai, Sara, in fretta, che non c'è tempo da perdere. Ciao, posso fare Max, arrivo. Vieni, sta aspettando, devi correre. Devi fare in fretta, io ci provo Max, tutto il gioco che lo dico, però questi personaggi sono proprio lo slowpoke davvero. Sì, arrivo, arrivo. Dille ai creatori del gioco. Eccomi, eccomi. Adesso dovremmo poter entrare nella stanza di Sara, finally. Scusami, vieni, che stai aspettando? Ok, quindi ecco Sara e Sara. Questo è molto creepy. E finalmente le daremo il pupazzetto che non abbiamo fatto in tempo a darle. L'hai trovato dopo tutti questi anni. Mi spiace di aver fatto aspettare così tanto. Mi dispiace tanto. Non essere triste, Max. Ecco, siamo tornati, Max. Pensavo di, insomma, non esserti stato vicino quando ne avevi più bisogno. Non sono mai giù, tu sei il mio eroe. Non mi hai mai buttato giù, tu sei il mio eroe. Eroe? Stai provando a salvare tutti quei bambini e so che puoi farcela. Ti amo, ti voglio bene. Ti voglio bene anch'io. Quindi, come vi ho detto, insomma, lui è diventato medico per salvare i bambini, cosa che non ha fatto con la sorella. Il laboratorio. Goodbye, Sarah. Addio Sara, è il tempo di affrontare il futuro, riposa in pace. Madonna, che amarezza. Ma poi questo è il corpo di Sara. Sono un bambino. È morto qui? Wow. Va bene ragazzi, allora dopo questo momento di tristezza e questo momento di impallamento non mai specificato, allora direi che per oggi va bene così. Abbiamo finito il capitolo con Sara. E andremo avanti con Max. Quindi grazie di aver visto il video. Se vi è piaciuto, commentate, mettete un mi piace. E alla prossima con le avventure di Max. Un bacio a tutti!